Salve gente, hola amigos, anche oggi siamo qui. Per chi come me è ancora vivo, mettete un mi piace, commentate, dicendomi come va la vostra vita. Ma a parte queste frasi senza senso, oggi parleremo di animali. Ne abbiamo viste davvero tante negli ultimi video sugli animali in questo canale, tra serpenti enormi, animali strani e animali unici al mondo. Ma oggi voglio parlarvi di animali grassi. Sì. Perché non sono solo gli umani a essere molto grassi a volte con problemi di alimentazione. Anche gli animali a volte si ritrovano con un metabolismo un po' sballato, perché possono diventare delle carinissime mongolfiere senza nemmeno accorgersene. Quindi senza perdere altro tempo, se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo! Oscine, l'orangotango. Questo orangotango è trattato come un animale domestico, anzi, vi dirò di più, mangia meglio pure di me e di voi. Vive in Sudafrica, circondata da esseri umani con cui gioca spesso e fa le cene di famiglia. No beh, scherzo, non fa le cene di famiglia perché la nostra amica orangotango viene spesso lasciata sola a casa dalla famiglia, che è spesso in giro oppure via per lavoro, e per non farle sentire troppo la loro mancanza la riempivano di dolci e schifezze. In pratica la riempivano come un tacchino del giorno del ringraziamento per non farle sentire la solitudine? Strano metodo, ma proverò con i miei gatti, anche se a quei maledetti non manco mai. Vabbè, tornando alla simpatica Oscine, è stata visitata da una dottoressa di nome Alison Cronin, che le ha diagnosticato la sindrome del bambino viziato. E sapete quanto pesa? 100 kg, cioè il doppio di quello che dovrebbe pesare. Ora è in un istituto chiamato Monkey World, un centro di cura e riabilitazione per le scimmie in Inghilterra. Qui farà una dieta a base di frutta e verdura e tornerà lentamente a una vita sana che le consenta di integrarsi di nuovo con gli orangutanghi del suo paese. Eh? Che cavolo ho appena letto? In pratica un animale ha più assistenza sanitaria di me? Il topo cicciottello. È successo a Bensheim, in Germania, dove alcuni passanti hanno notato un topo abbastanza inusuale, in una scena anche abbastanza divertente, che ha portato a più di un sorriso. Un topo sovrappeso è rimasto incastrato nel foro del coperchio di un tombino, ma per questo topo il destino è stato benevolo. 8 persone tra vigili del fuoco e volontari l'hanno tirato fuori in circa mezz'ora. In poche ore la vicenda è diventata virale sui social. Non so come abbia fatto a ingrassare così, ma è davvero strano vedere un topolino salvato da 8 persone. Infatti moltissimi hanno criticato i pompieri su internet, ma alla fine anche questo fa parte del loro lavoro, e di tanto in tanto aiutare qualche altra specie oltre a quella umana non fa di sicuro male. Pinguino enorme. Molti pinguini imperatori hanno un corpo tozzo e avvolto da uno spesso strato di grasso, che funge da riserva di cibo e come protezione dal freddo, ma alcuni diciamo che hanno esagerato con questa cosa della protezione e sono diventati ingordi. In questi anni sono stati ritrovati in Antartica dei pinguini enormi, ma non grandi per via dell'altezza, ma perché sono davvero grassi. Addirittura uno aveva mangiato pesci per giorni interi, mentre un fotografo documentava l'impresa per una ricerca. Arrivato alla terza settimana, era così grasso che non riusciva a muoversi o accoppiarsi. Il branco lo aveva lasciato solo e l'unica cosa che riusciva a fare era rimanere a pancia in giù a contemplare i suoi fallimenti. Non si sa che fine abbia fatto il poverino, ma sembra alla fine sia riuscito in qualche modo a muoversi e andare avanti con la sua vita. Bandit. I procioni sono animali per lo più selvatici e addomesticarli è abbastanza dura, visto che saltano e corrono qua e là come furie. Quindi una signora in Pennsylvania ha avuto un'idea geniale da Guinness: tenere buono il suo vecchio procione da compagnia dandogli da mangiare e farlo ingrassare come Homer Simpson. No dai, scherzo, la storia in realtà era più seria del previsto. Bandit, questo era il suo nome, viveva con la famiglia adottiva di esseri umani, che non ha potuto fare niente per il suo problema alla tiroide. Infatti giorno dopo giorno continuava a ingrassare senza freno, e prima di morire nel 2004 aveva raggiunto i 34 kg. Comunque sia, riusciva comunque a giocare allegramente anche con il cane di famiglia e non aveva mai causato alcun problema, anzi era proprio un tenerone. Scoiattolo. Sono animali piccoli, carini e scattanti, ma sono anche degli ingordi, specialmente di ghiande. Per questo motivo spesso e volentieri negli zoo, non avendo molto spazio dove correre e smaltire, gli addestratori cercano di dargli meno cibo possibile.
Ma questo ai turisti frega poco o niente. Nel parco di Santa Barbara in California sono stati ritrovati degli scoiattoli alquanto grassottelli. I turisti in visita, spesso e volentieri, non rispettano le regole e offrono da mangiare agli animali senza pensarci due volte, facendoli piano piano ingrassare. È vero, è bello nutrire un essere piccolo e carino, ma se non lo si fa attentamente si rischia di avere un mondo di zoo pieni di animali obesi. Prima di continuare vi pongo una piccola domanda. In quale paese troviamo la maggior parte dei panda, se non tutti? A. Giappone. B. Russia. C. Cina. Risposta alla fine del video. Se indovinate, scrivetemelo nei commenti e vi metterò un cuore, se la risposta è giusta ovviamente. E noi continuiamo. Pancho. Se siete stati a Cabo San Lucas in Messico, specialmente nel mare di quella zona, sicuramente avrete sentito parlare di Pancho, un leone marino a cui piace tantissimo andare sulle barche dei turisti e dei pescatori e chiedere pesci vivi da mangiare. Infatti non mangia altro. Non è l'unico presente nell'area, ma lui è l'unico che mangia senza freni ed è il più grasso presente sulla zona, forse anche del mondo. Ogni volta si aggrappa a qualche nave e cerca di fregare qualche pesce, o attende con pazienza che qualcuno glielo tiri. Anzi, spesso e volentieri sale direttamente sulla barca pur di ingurgitare qualcosa. A volte pure nei porti si fa vedere quando la fame è troppa e non ha trovato nessuno. Se facessi così con mia mamma mi tirerebbe le padelle e la ciabatta addosso. Ah, si stima questo leone marino abbia raggiunto i 400 kg. Tigre e leone. Cosa esce quando fondi la parola tigre con la parola leone? Ovviamente ligre! Ehi, non me lo sono inventato, esiste davvero, ed è un incrocio tra un leone maschio e una tigre femmina. Pensate che l'incrocio inverso si chiama tigone. Vabbè, nonostante sembrino parole inventate, parliamo oggi del ligre. È considerato il felino più grande del mondo, può superare i 3 metri di lunghezza e i 300 kg di peso. Ma il più grosso tra di loro è Hercules, il ligre statunitense che si trova in California al Myrtle Beach Safari, 333 cm di lunghezza, 125 di altezza e 418 kg di peso. Mangia quasi 15 kg di carne al giorno, una quantità assurda, quasi quanto la mia ragazza quando ha le sue cose. Ma è proprio un grosso tenerone a cui piace farsi coccolare come un vero mammone. Ah, ma sapevate che esiste anche un liligre, incrocio tra ligre femmina e un maschio leone. Insomma, un mondo di Pokémon abbiamo. Tigre. Ma non abbiamo ancora finito con i felini. Che vi piaccia o meno, ora parliamo pure della tigre più grassa del mondo. Chiamata Tabby dalle persone online, è una delle più conosciute di questa lista, perché ha attirato l'attenzione anche di tanti animalisti. Si trova in uno zoo nel nord della Cina e forse è la cosa più adorabile che io abbia mai visto. Tanti come me hanno pensato questo. Altri invece lo hanno preso in giro per la stazza, ma la storia è più seria del previsto. Il nostro Tabby rischia seri problemi di salute e tanti attivisti stanno cercando di fare chiarezza su questa tigre e i suoi compagni nello zoo. Lei è la più grassa, ma anche le altre tigri non scherzano. Si pensa possa essere stato fatto di proposito e che vengano alimentati per poterli tenere tranquilli e renderli adorabili ai turisti. Tutto questo è molto sbagliato, ovviamente. Una tigre non può continuare a mangiare come se niente fosse fino a scoppiare. E voi che dite? Uncle Fatty. Lo so che a volte gli animali cicciottelli sembrano teneri e coccolosi, però bisogna davvero fare qualcosa molto spesso per queste obesità, perché se non vogliamo far ammalare i nostri cuccioli dobbiamo prendercene cura come fossero figli. Un altro caso eclatante è stato quello di Uncle Fatty, il macaco più grasso del mondo, che si trova a Bangkok in Thailandia e si chiama così appunto. Stavolta non è un problema di esseri umani che viziano l'animale. Sappiamo benissimo che le scimmie sono delle furbacchione a cui piace andare in giro e fregare il cibo. Molto spesso è ciò che faceva lo zio Fatty. Appena ne aveva l'opportunità sgraffignava qualcosa dalle varie cucine della zona in cui abita insieme ad altre delle sue specie. Così, invece di pesare 15 kg come qualunque altro macaco, Uncle ne pesava 30, il doppio. Parlo al passato perché da un po' di mesi, dopo che era stata messa a fare una dieta forzata, non si trova più. Si pensa sia scappata da quella zona non riuscendo più a procurarsi il cibo, o addirittura che abbia fatto una brutta fine, perché a causa della sua stazza non riusciva nemmeno a correre o salire sugli alberi. Obi e il cane. Ovviamente non può mancare un cane in questa classifica. Obi è il più grasso del mondo. Questo bassotto è diventato famoso negli USA per il suo peso. È sicuramente perfetto per concludere la classifica perché qua si parla di una storia di determinazione che ha superato ogni ostacolo. Di solito i bassotti pesano dagli 8 ai 15 kg al massimo, mentre Obie pesava 35 kg. La sua pessima forma fisica è da attribuire ad un comportamento assolutamente sbagliato dei suoi anziani proprietari,
che, nella completa inosservanza di ogni regola per la corretta alimentazione del cane per coccolarlo, hanno continuato a viziarlo. Fortunatamente qualcuno ha notato che questa situazione è abbastanza brutta ed è stata portata in una clinica specializzata che le ha dato una dieta ferrea e degli esercizi da fare ogni giorno. Alla fine Obie ha perso 18 kg ricominciando a correre e saltare, evitando così problemi magari più seri. Con questo concludiamo. La risposta alla domanda comunque era la C, cioè la Cina. Una curiosità sui panda è che ad oggi sono in via di estinzione e nonostante i tentativi negli anni di farli riprodurre, siamo ancora a rischio. Ricordatevi che bisogna sempre curare gli animali e mai viziarli troppo, altrimenti è peggio per loro e non per voi di sicuro. Mi raccomando, noi ci sentiamo sempre alla prossima, gente. Stesso canale e, orario diverso, perché nemmeno io so quando pubblicare.